Ciao a tutti, io sono Gabriele e questo è il canale di Team Delfinium ed oggi, signore e signori, sono con la regina delle elettriche, colei che probabilmente ha cambiato l'intero settore, Tesla Model S. Dopo aver provato un esemplare di Model S Performance pre-facelift, questo invece è l'ultimo modello uscito, 2020. Si tratta di una Tesla Model S 100D, batteria da 100 kWh e autonomia dichiarata in ciclo WLTP che arriva fino a 632 km. Per circa 500-510 km di autonomia reali. Questo video non vuole essere una presentazione completa di Model S, ma soltanto il racconto di alcune impressioni avute alla guida e non, essendo questo modello equipaggiato con l'autopilot avanzato o full self-driving, e un veloce confronto generale con Model 3. Tesla Model S è un'auto di fascia di prezzo chiaramente superiore rispetto a Model 3 ed infatti troviamo optional e attenzioni che sulle 3 non ci sono, per esempio le sospensioni adattive oppure l'ampia apertura del bagagliaio che è elettroattuata. Nonostante questo, ho trovato una differenza abbastanza importante nella guida. Lo sterzo di Model 3, infatti, risulta essere più preciso e comunicativo. Per quanto riguarda gli interni di Model S, questi sono altrettanto futuristici come su Tesla Model 3, ma si perde un po' quella sensazione di minimalismo assoluto che invece Model 3 ha con l'assenza di tutti gli elementi sostituiti dall'unico schermo centrale. Venendo alle prestazioni, non posso non citare l'accelerazione incredibile della Model S P90D in modalità Assurda Plus. Mamma mia, ragazzi! Durante il breve test effettuato, ho potuto testare sul campo anche l'autopilot avanzato. In questo momento stiamo entrando nella tangenziale di Parma. Adesso imposteremo una nuova destinazione e ingaggiamo il navigare con autopilot. Naviga a stazione centrale di Parma. Ecco, come vedete adesso con i comandi vocali l'auto ha capito dove voglio andare e farò navigare con autopilot. Come vedete adesso io ho messo la freccia perché Tesla cambierà autonomamente corsia. Adesso l'ha annullato, però l'ho reingaggiato e sta cambiando corsia in modo completamente automatico. Devo dire che il sistema autopilot di Tesla infonde un'estrema fiducia. Infatti la guida è molto fluida, le curve sono affrontate in maniera davvero eccellente e anche in casi un po' scomodi, come per esempio le entrate di altre auto nella carreggiata, l'auto si comporta davvero davvero bene. Adesso ci stiamo approcciando ad uno svincolo e vedremo come si comporterà in questo caso un po' più particolare. Allora, sta già rallentando perché c'è il limite di 40. Ecco lo svincolo, l'auto fa tutto completamente da sola e questa è una curva anche abbastanza importante. Abbiamo fatto davvero in totale comfort. Adesso vedete che mi immetterà automaticamente in corsia. Ha fatto tutto l'auto, ok? Veramente, veramente incredibile. Nonostante le incredibili prestazioni di questo sistema e l'alta sensazione di affidabilità e fluidità nella guida, non ho cambiato idea riguardo alla scelta o meno di acquistare il full self-driving. Ma potete trovare il video nel quale ne parliamo in dettaglio proprio qui nelle schede.
Ultima considerazione rispetto a Model S pre-facelift: Model S 2020 risulta essere più curata negli interni e nelle rifiniture, ad avere qualche spazio per riporre gli oggetti in più, oltre ovviamente ad avere le ultime versioni dell'hardware. L'esperienza di guida è quella solita di Tesla, inutile dirlo. Per adesso noi vi salutiamo e non mi resta che ringraziare Simone per averci fatto provare questa Model S, che potete trovare e noleggiare presso Bar Caffetteria Rustici in Viale Rustici a Parma. Come sempre non scordatevi di seguirci sui social e iscrivetevi al canale per non perdervi i nuovi interessanti video che sono già in programma.